Buonasera. Vedo che c'era già chi incrociava le dita, chi ha portato dei cornetti per scongiurare il tema della serata. In realtà il tema è un tema molto importante e si inserisce in un rapporto con il mondo bancario e quello della pianificazione finanziaria che sta cambiando molto. Cioè, noi pensando alla banca probabilmente pensiamo all'imposta di bollo, pensiamo al tasso che una volta ci veniva riconosciuto sul conto corrente o al tasso passivo che pagavano sulle linee di affidamento. In realtà oggi il rapporto con la banca deve essere necessariamente qualcosa di più strutturato, qualcosa di più complesso. Questa slide che voi vedete vuole proprio indicare quello. È limitante pensare al proprio conto corrente, alle proprie posizioni finanziarie o ai propri debiti se ci sono in azienda, se l'approccio non è un approccio integrato. Noi siamo fatti sicuramente di patrimonio, però c'è anche la famiglia e la governance della famiglia, che in alcuni casi è anche complessa, magari più nozze, figli da una parte all'altra, quindi situazioni anche difficili, di difficile gestione, e poi c'è anche l'azienda e la governance dell'azienda, che ha delle implicazioni anche quelle. Quindi l'approccio integrato oggi è quello di una banca che non si pone solo ed esclusivamente per risolvere le tematiche finanziarie, ma cerca di essere aiuto per valorizzare l'intero patrimonio, in questo caso dell'imprenditore o comunque del nostro cliente, che si declina tra patrimonio familiare, patrimonio aziendale, patrimonio immobiliare, perché spesso ci sono anche immobili o delle società immobiliari. Quindi l'approccio è un approccio integrato. Quindi la mission nostra, io la definirei proprio quella assistere al meglio il cliente in tutte le scelte finalizzate alla valorizzazione del patrimonio, e tante volte le scelte strategiche sono quelle che fanno la differenza. È evidente che risparmiare qualcosa sul saldo buon fine o avere un tasso sul conto corrente interessante è una valenza, però a volte questo ci fa perdere di vista quello che sono le scelte strategiche che nel tempo fanno la differenza. Quella relativa alla pianificazione successoria è una scelta strategica che può fare la differenza sia sulla fiscalità, quindi risparmiare soldi, e soprattutto su quello che è il contesto familiare, quindi di non lasciare in eredità magari dei motivi di contenzioso tra le persone che ci vogliono bene, i nostri cari. Cosa facciamo? Semplicemente, come indicato in questa slide, noi oltre alla gestione del patrimonio finanziario ci occupiamo di consulenza appunto successoria, legale e fiscale, asset protection, perché è molto importante non solo ottimizzare la fiscalità ma anche proteggere il patrimonio, quindi preventivamente utilizzare determinati strumenti per mettere in sicurezza il nostro patrimonio. Corporate advisory, quindi siamo diventati banca d'affari, quindi in questo momento noi ci collochiamo soprattutto sulle aziende che hanno dai 10 ai 100 milioni di fatturato e possiamo accompagnarle con un percorso in elite, ad esempio, quindi con borsa italiana, per poi portarle a valutare nel tempo un ingresso nel mercato di capitali attraverso la quotazione piuttosto che l'emissione di bond, oppure processi di internazionalizzazione e qualsiasi operazione straordinaria come ricerca di un socio finanziatore, ricerca di un partner tecnico e così via. Ci occupiamo anche, in caso di bisogno, di art advisory, quindi tutta la consulenza relativa al mondo dell'arte, e real estate, in questo caso in maniera un po' strutturata, perché chiaramente è difficile fare consulenza immobiliare su una piazza come la nostra, però relativamente all'investitore che ha un approccio un po' più strutturato, siamo presenti con strutture specifiche anche per investimenti immobiliari mirati, come su piazze che tendenzialmente, ripeto, non sono Brescia, sono Milano, sono Roma, sono Bologna, sono Firenze, però per quel tipo di investitore lì riusciamo anche lì a dare un contributo. E questi sono generalmente i temi appunto non finanziari, quindi l'aspetto legale di protezione, la fiscalità e, ripeto, il corpo di finance. E c'è da dire una cosa a questo punto di vista: noi siamo abituati a pensare alla banca, all'affidamento, a tutte quegli strumenti che usiamo, ma ne parlavo prima proprio con dei colleghi. Se andiamo appena oltre confine, il fido di cassa non esiste, cioè il fido di cassa è una roba italiana, cioè non esiste, ed è anche normale pensare che fra 10 anni non esisterà neanche in Italia. Perché all'estero pagano in maniera certa, non ci sono i pagamenti 30, 60, 120, 180. Quindi pagare in maniera certa vuol dire non avere la necessità di un fido di cassa.
Noi stiamo andando in quella direzione lì, sempre meno banca per quanto riguarda le aziende, sempre più patrimonio e sempre più certezza possibilmente di pagamenti. Quello è il mondo che ci aspetta. Patrimonializzare l'azienda vuol dire mettersi dentro soldi oppure trovare partner che valutano con noi un progetto industriale e che ci mettono a disposizione delle risorse. Sicuramente la finanza d'impresa come la conosciamo è destinata poi ai prossimi 10 anni a scomparire. E quindi noi ci stiamo attrezzando, avrete sentito parlare ad esempio in questi anni dei PIR, che poi in qualche modo sono stati messi in discussione da scelte normative del governo precedente che hanno portato molta confusione. Comunque i PIR sono quello strumento di raccolta del denaro per poi mettere a disposizione delle aziende una finanza alternativa, l'alternativa quella bancaria, perché il processo di disintermediazione del sistema bancario è un processo che non si può arrestare e avremo scenari completamente diversi. Chiudo. Spiegandovi molto velocemente che tutto questo noi non necessariamente lo facciamo in casa. Vi dicevo, abbiamo l'investment banking, abbiamo la struttura di wealth management, ma abbiamo anche tutta una serie di partner esterni che ci supportano. Quindi noi sul territorio, io e il collega dottor Bulla, siamo sostanzialmente delle persone di relazione, un po' come il medico della mutua, persone di relazione che conoscono il paziente. Cercano di capire esattamente la patologia e una volta fatta una diagnosi di massima sanno qual è lo specialista che può venire di supporto. Facciamo questo tipo di lavoro, nello specifico passaggio generazionale, la società leader in Italia è Kleros, è leader non solo perché i convegni sono piacevoli nonostante la tematica non lo sia, voi vedrete che qualche risata ci scappirà, ma sono leader perché oltre all'aspetto divulgatorio del convegno, segue per chi vorrà una fase di analisi che svilupperà un percorso, un dossier, un check-up della posizione personale, dandovi poi l'opportunità attraverso questo check-up di fare delle scelte strategiche importanti per voi e per la vostra famiglia. E quindi con grande piacere che passo la parola al dottor Doria, presidente di Kleros.